Ispirazione quotidiana. Oggi scopro il mio potere di creazione. Ispirazione di oggi. Seconda puntata di questa 2 giorni dedicata al potere di creazione. Ieri abbiamo visto il segreto della creazione, della nostra creazione naturalmente, il perché possiamo creare, lo scenario, riassumibile molto sinteticamente nel fatto che tutto il creabile è già stato creato, tutto il pensabile è già stato creato. È stato creato in potenza, non in atto, come direbbe Aristotele, ma noi possiamo pensare ciò che vogliamo realizzare perché quello che possiamo pensare è potenzialmente creabile, quindi è già potenzialmente reale, in quanto sebbene ancora non sia manifesto, è già parte della natura creata. Noi siamo perciò creatori perché viviamo in un universo creato e creatore, un universo vivo, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista di credente, creato da Dio e quindi intelligente perché creato da un'intelligenza. E quindi vivo perché creato dal supremo essere vita, che è vita unica, vita e unico bene, solo Tov, per usare il termine relativo in ebraico biblico, e che proprio ha creato questa realtà come creatrice. E ogni essere umano come creatore. Per meglio dire, usiamo un termine più filosoficamente distintivo, ha creato una realtà potenzialmente creante in quanto viva e un essere, che è l'unico fatto a sua immagine e somiglianza, che è creatore, che dà i nomi alle cose, come si dice simbolicamente, in maniera molto precisa dal punto di vista simbolico. Di Adamo. Adamo dà il nome e quel nome diventa la cosa. Dal nome all'animale, da quel momento l'animale ha esattamente quel nome, diventa ciò che è perché l'uomo gli dà, gli conferisce l'identità di realtà. Questo è ancora, appunto, simbolicamente la stessa comunicazione spirituale. Noi siamo creatori. L'unica differenza ovviamente è che noi creiamo nel creante o nel creato e non creiamo dal nulla. Quindi il nostro lavoro, aggiungiamo un pezzettino, il nostro lavoro di creazione è una sorta di, non dico servizio al padrone che ci permette di creare, ma di contributo, ecco, al potenzialmente infinito creabile che è stabilito dal creatore. Quindi il nostro essere creatori non solo è benedetto, ma è anche un contributo pragmatico alle potenzialità insite nella natura creante stabilita dal creatore. Ma ora smetto di essere metafisico e torno pragmatico per citarvi una geniale frase di Neville Goddard che ho già usato durante la serie A lezione da Neville Goddard perché mi aveva così colpito che nel momento stesso in cui mi ero imbattuto in questa frase tratta dal libro Tutto è possibile che in quel momento stavo traducendo e che adesso è in commercio da diverso tempo, mi aveva così colpito che volevo immediatamente condividerla. Ecco, ci torno sopra oggi perché mi sembra la frase più riepilogativa di quanto abbiamo detto, cioè della necessità odierna di dare completamento a questa 2 giorni, cioè il fatto che noi possiamo creare perché siamo all'interno di un sistema creativo. E quindi noi creiamo nell'invisibile. Questo è il secondo passo che è controintuitivo, che va continuamente superato, va atterrato continuamente. Per questo è importante ritornarci sopra, perché davvero è difficile farlo nostro in questo mondo, in cui tutto è soltanto ciò che
Ma noi abbiamo scoperto ieri che ciò che non è, è già ciò che è, quindi noi possiamo veramente creare nell'invisibile, perché è già in potenza anche se non è ancora in atto. Ed ecco allora questo pensiero, questa intuizione, assolutamente biblica peraltro, paolina la definirei, ma così chiara, così tersa, che è immediatamente acquisibile. Fate la vostra come frase chiave. Vi leggo brevissimamente il passaggio. Dice, che peraltro è una delle tecniche più praticate e divulgate da Neville Goddard, che riguarda la creazione notturna prima di addormentarsi. Notte dopo notte dovresti assumere la sensazione di essere, possedere ed essere in presenza di ciò che desideri essere, possedere e vedere manifestato. Non andare mai a dormire sentendoti scoraggiato o insoddisfatto. Non dormire mai entrando nella coscienza del fallimento. Il tuo subconscio, il cui stato naturale è il sonno, ti vede come tu credi di essere e tu credi di essere come ti senti di essere. Perciò tu sei come ti senti di essere. Che ciò sia buono, cattivo o indifferente, il subconscio incarnerà fedelmente la tua credenza, sensazione e realtà. Come ti senti, così ti unisci a lei, la mente subconscia, imprimi cioè in essa queste sensazioni, e lei, l'amante perfetta, darà necessariamente forma a queste impressioni, come fossero i figli del suo amato. Vi ho proposto questa premessa non soltanto perché abbiamo ulteriori informazioni o ulteriori ripassi sui fondamentali, ma anche perché è scritta così bene che mi piaceva condividerla. E infatti questo aspetto dell'amore viene subito dell'unirsi alla mente subconscia come la propria amante, viene subito agganciata alla frase del Cantico dei Cantici che dice: tu sei bella, amore mio, e non c'è nessun difetto in te. E continua Goddard, questo è l'atteggiamento mentale da adottare prima di addormentarsi. Ecco qui il punto. Disprezzare le apparenze. Disprezzare le apparenze e sentire che le cose sono come si desidera che siano. Ora capite, capite il perché della premessa di ieri, della lezione di ieri. Questo desiderio è possibile perché agiamo all'interno di quel tipo, di questo tipo di natura di realtà che abbiamo visto ieri. Natura è sia le cose che sono, sia le cose che non sono. Quindi questa azione, disprezzare le apparenze e sentire che le cose sono come si desidera che siano, o per usare un'altra immagine molto potente di Goddard, portare a sé l'invisibile. O per meglio dire, portare a sé dall'invisibile le cose che vogliamo diventino visibili, cioè portarle qui come se già fossero, avvicinarle a noi, prendercele. Nella prospettiva di ieri dà proprio questa immagine di mettere la mano nell'invisibile e tirar fuori il visibile, mettere la mano, portarla dentro come a cercare a tentoni. Per usare appunto un'immagine casuale, a tentoni fino a sentire quello che vogliamo sentirlo e tirarlo fuori. Trovo che la coppia Goddard, Scotto e Ryugena, che abbiamo visto ieri, quantunque improbabile, sia perfetta. Infatti, dice, e qui arriviamo al punto che mi interessa di più, alla frase chiave, tenete la mente, preparatevi. Raddrizzate le orecchie, non so se si dice così, aguzzate la vista, come diceva la settimana enigmistica. Assumere la sensazione di soddisfazione significa chiamare in causa condizioni che rispecchieranno la soddisfazione. Attenzione, questa è la frase. I segni seguono, non precedono. Ecco, io lo trovo geniale, veramente geniale, illuminante. La prova che dimostrerà che tu sei seguirà la tua coscienza di essere, non la precederà. Cioè la realtà manifesta segue la nostra intenzione di crearla e la nostra azione di creazione. Segue, noi non possiamo avere l'aspettativa che già sia ciò che non è. Direte, è ovvio questo, ma pensateci, non è così ovvio.
Le persone falliscono o non tentano neppure perché pretendono che già sia ciò che ancora non è. Pretendono, come un po' bambini viziati, di aver già quello che desiderano senza fare nessun sforzo di crearlo. Ma il lavoro, questo tirar fuori, che è il lavoro che si fa nell'invisibile, si manifesterà e noi vedremo. Vedremo gli effetti. Vediamo gli effetti della nostra creazione, che non è mai stata prima e che ora è. I segni materiali, la prova provante e comprovata di quello che noi sapevamo che già sarebbe stato. Ora ci sono, ma ci sono solo perché noi li abbiamo creati prima. Non possiamo aspettare di avere dei segni, dobbiamo creare. I segni seguiranno. E seguiranno i segni perché noi agiamo all'interno di questa natura scientifica, cioè spirituale.